Beh, la mia passione per la pallacanestro diciamo che non è nata proprio da me, è nata da mio padre, perché è stato lui che mi ha portato a giocare, a fare i primi allenamenti di mini basket, vedendomi più alto della media. E per me è uno sport come tutti gli altri. Io prima di basket facevo nuoto e non lo prendevo come quello che è diventato alla fine. E invece man mano vedevo che mi piaceva sempre di più e alla fine poi è nata la vera passione. Sì, era una partita regionale, la NBA Latri contro l'Eurobasket Roma. Andammo noi da loro, giocammo questa fatidica partita e perdemmo 114, e tutti quei 14 punti li segnai io, perché il talent scout all'epoca, una settimana dopo, venne da Latri e chiese se volevo intraprendere questo percorso a Roma con loro. E la scelta fu veramente facile, perché avevo tutto l'appoggio della mia famiglia, di mio padre, e quindi fu proprio lui a chiedermi: Davide, te la senti? E io risposi, con l'incoscienza anche del sedicenne, del quindicenne, risposi sì. Mi ricollego all'incoscienza del quindicenne, del sedicenne, invece al contrario alla maturità di mio padre e di tutta la mia famiglia. È stato difficile per tante cose, perché alla fine a Latri Roma è un'ora e un quarto, un'ora e 20, bene o male con un traffico moderato, e lo facevamo per tutta la settimana, su per giù, alcune volte 5, alcune volte 6, però le volte che andavamo su e giù per Roma con mio padre erano quelle. E partivamo, io ero a scuola, lui mi portava i panini all'uscita di scuola, e andavamo per stare lì alle 4 e mezza, 4. E io mangiavo in macchina, mentre lui guidava, mi lasciava l'allenamento, lui si guardava tutto l'allenamento, perché a lui gli piace stare a vedere gli allenamenti, gli piace più delle partite addirittura. Quindi per lui era quell'oretta e mezza, due, era una valvola di sfogo, perché dopo doveva continuare a guidare. Quindi, e poi al ritorno c'erano i panini per tutti e due e mangiavamo assieme. Lui con un po' più di difficoltà, perché doveva guidare, però mangiavo insieme. Mi ricordo benissimo, perché si affianca una data per me che è impressa nel cuore, oltre all'esordio in Serie A, e esordì il 16 marzo del 2014 proprio qua al Forum, e con il numero 17, e il giorno dopo, il 17, morì mia nonna, la madre di mio padre. E per questo mi ricordo veramente bene, in maniera nitida, tutto quello che è successo in quei giorni, dalla gioia alla negatività del giorno dopo. L'ho sempre detto da quando l'ho visto la prima volta a Roma, che lui militava con la Virtus Roma, era l'anno del suo MVP. E io mi ricordo che mi fermavo con mio padre a vederlo tirare, e gli chiedevo a mio padre come facesse a fare sempre canestro. Lui, mio padre, cercava di spiegarmi: ma no, ma spezza il polso in questa maniera, mette le gambe in questa maniera. E così è nato un po' poi anche il mio avvicinamento a lui, il vedere cosa facesse, cosa non facesse. In realtà non ci credevo, perché non l'ho vista io in prima persona, me l'ha inviata mio fratello, se non sbaglio. E sono rimasto tipo 10 secondi a vedere quello che disse. E è stato per me emozionante, e mi ha dato una spinta in più per continuare a mettere il piede sull'acceleratore. Sì, penso che siano state un po' tutte, perché c'è stato sempre un crescere, un step by step.
quella che reputano tutti la stagione che non mi è servita è stata quella di Mantova, invece per me mi è servita tanto perché era il mio primo anno in A2 e mi sono confrontato per la prima volta con giocatori forti con un altro tipo di livello. E poi Tortona con Demis che mi ha dato fiducia da metà anno in poi, iniziando a far giocare da tre. E sì, come hai detto poi l'anno di Imola, che è stato per me l'anno di massima fiducia, e poi sono continuato con Treviso, la promozione in Serie A, Coppa Italia, è stato veramente sempre un crescendo. Dopo l'anno di Imola è quello che cercavamo, una squadra che mi portasse in A1 con lei, con il merito del campo, e non perché mi chiamava dopo una bella stagione in A2. Ci siamo riusciti anche con ottime prestazioni, la vittoria della Coppa Italia prima e la promozione dopo, e poi siamo rimasti con la squadra di Treviso in A1. Non è che me l'aspettavo, è una cosa che volevo, perché volevo confrontarmi, volevo vedere se ero di questo livello o meno, e ho lavorato per far sì che tutto ciò accadesse. E, però penso che sì, non me l'aspettavo in maniera così veloce, così esponenziale, me l'aspettavo più graduale, però è una cosa per cui io ho lavorato e sto lavorando tuttora. Anche lì c'è stato tutto un flusso di emozioni, perché sempre mio fratello, mi ricordo ero a fare la spesa e mi chiama mio fratello e mi dice: Davide, sei in nazionale. Cosa vuol dire sul nazionale? E dopo mi manda tutta la, era ancora la long list, però per me era già un'esplosione di gioia immensa. E poi andando avanti era nei 16, poi nei 14 e poi quando ho indossato la maglietta è stata veramente, ancora penso che sia inspiegabile, perché pensi poi a tutti quelli che ci sono passati prima di te, cosa hanno fatto, cosa hanno vinto, e quindi è veramente bellissimo, un'emozione bellissima. È la mia caratteristica principale, ma sto lavorando per mettere nello zaino altre caratteristiche, perché ovviamente quando iniziano a conoscerti poi ti limitano e devi fare altre cose, e sto lavorando per mettere altre skill, altre cose nello zaino da poter usare poi in campo. Beh, la vivo in maniera molto, molto serena. Sono stato veramente, quando Milano mi ha cercato, sono stato colpito, perché comunque è una società top in Italia e l'ha dimostrato quest'anno tra le quattro top in Europa. E però la vivo in maniera molto serena, so che è difficile, ma tutto è difficile nella vita, quindi la affronto con determinazione, sacrificio, come ho sempre fatto, con grinta. E questo so che mi porterà i frutti li vedrò quando sarà necessario vederli. L'importante è metterci lavoro, dedizione, e poi verrà tutto. Beh, il beneficio penso sia da quando entri dentro al palazzetto fino a quando esci, perché sei a contatto con campioni, e sia giocatori sia allenatori di grande livello. Quindi cercherò di prendere ogni singola cosa che mi trasmetteranno, ogni secondo, perché quello che faccio io di solito è non prendere solo una cosa da un giocatore, cerco di prendere un po' tutto da tutti e metterlo, cercare di metterlo nella testa, cercare di metterlo nel famoso zaino.